Fermi tutti ragazzi, per questo video epico e per un nuovo episodio di questa serie proviamo ad arrivare a 20.000 mi piace, perché ci ho messo una vita per fare questo video, però è veramente figo, quindi ciao! Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo episodio della serie Tre Corone con... Quest'oggi la sfida consisterà nell'utilizzare solo Goblin, in questo caso abbiamo un deck molto molto economico con un costo di 3 che è veramente pochissimo e un deck veramente difficile da usare e non vi nascondo che questa volta ragazzi sarà veramente, ma veramente difficile. Come vedete la location è abbastanza particolare perché sono ancora al mare, fantastico, e qua fuori il wifi prende mentre qua dentro dove ho tutto il computer e tutto quanto non c'è segnale. Non chiedetemi perché, in ogni caso mi scuso un attimo per i rumori che ci saranno, perché ci sono tipo uccelli che cantano e macchine che passano, gente che mangia, non si capisce più niente. Poi tutti quelli che passano mi prendono per pazzo, ma fa niente, tanto diciamo non è che abbia molto da perdere. In ogni caso vediamo un po' cosa riusciamo a fare con questo mazzo e sarà veramente dura ragazzi, ho paura, però dobbiamo farcela e possiamo farcela. Come iniziamo? Iniziamo così, no? Proprio a caso, giusto per fargli un po' di danni. No, cosa succede? Se non laggasse tutto quanto sarebbe meglio, però. No. Oh, ragazzi, ma sta laggando tutto, non è possibile giocare così. Dai, va bene tutto, ma clamoroso ragazzi, ci siamo salvati, ma adesso ci distrugge per forza. Ok, non è il miglior modo per iniziare. Oh, un italiano, dai Lorenzo, devi farmi vincere, gli facciamo la faccina così per fargli capire che deve farmi vincere. Fammi vincere Lorenzo, ci siamo intesi? Proviamo a fare una cosa di questo genere, quindi capanna e un'altra capanna così. Ecco, perfetto, lui ha il gigante royale e il domatore, wow, incredibile, non abbiamo niente con cui difenderci, quindi attacchiamo di là e vediamo cosa succede. Dai, no, la scarica. Ok, abbiamo perso una torre, ma non è che ce ne freghi molto. No. Oh, come ha fatto a farmi tutto quel danno? Come ha fatto? Non ce la faremo mai. Allora, è un livello 8, quindi teoricamente si può fare. Ma cosa fa? Vediamo. Proviamo questa combo, ok? Proviamo così con le frecce, vediamo cosa mette. Vediamo, no, ha messo lui le frecce. Però. Dai goblin. Se il moschettiere muore, ci fa un favore, non muore. Che pizza. Oh. Allora, dobbiamo provare una cosa di questo genere. Allora, intanto gli ammazziamo il moschettiere così. Dai, veloce. Bene, no, oddio, non è morto. Non è possibile. No, ho sbagliato. Però piano piano stiamo un attimo migliorando, perché adesso già un po' di danni li abbiamo fatti. Ok. Niente frecce. Ora no, il mago. Ragazzi, è impossibile sta cosa. Cioè, non gli abbiamo fatto minimamente dei danni. Proviamo con due barili goblin. Vediamo cosa succede. Attenzione. No, dai, palla di fuoco. Non può. Cosa sta succedendo, ragazzi? Ragazzi, dai, oh, non può farci tre stelle pure questo qui. No, questo qui è cinese, cioè è fisicamente impossibile. Questo qui non lo battiamo neanche se ci impegniamo da lontano. Attenzione. Fregato. Dai. No, il mago, doveva morire il mago. Bah, non ne sono molto convinto. Lui ci ha già distrutto una torre praticamente. Lo stregone di ghiaccio, ragazzi. Dobbiamo fare così. Questo qui, ragazzi, ci maciulla. Cioè, con ste carte non si può fare niente, veramente. Ci mancava solo che passasse il tagliaerba. Perfetto. Allora. Iniziamo in difesa, direi così. Tranquillissimi, mettiamo la capanna e mettiamo un'altra capanna. Le mettiamo distanziate così non ce le può prendere. Lui ha la capanna dei barbari, che non è troppo un problema teoricamente. E adesso vediamo un po' che cosa fare. Possiamo mettere una sfera infuocata qui. Ok, va bene così. Anche lui usa le capanne, potrebbe essere interessante come cosa, perché noi abbiamo le frecce, la scarica, che sono decisamente a nostro favore. Vedete, tipo una bella scarica qui, boom. Non gli stiamo facendo danni, ma neanche lui. Proviamo col barile goblin lì, vediamo cosa succede. Proviamo a metterne un altro. Lui avrà la scarica, dai, no. Ok, bene, dai, sì, fantastico. Qualche danno in questo modo gliel'abbiamo fatto, ma non credo sarà sufficiente. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa di molto diverso. Mentre lui col gigante ci sta aprendo. Adesso appena mette la strega. Ok, no, facciamo così. Ok, sfera infuocata. Ho sbagliato ragazzi, ho sbagliato. Chiedo venia, ho sbagliato. Dobbiamo per forza fare così. Così,
abbiamo tre capanne dei goblin. Ok, ok, tre corone non le facciamo mai. Però forse possiamo pensare di provare a vincere. Magari, lontanamente. Bisogna vedere cosa succede. No, 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 no. Guardate quante truppe, sta laggando tutto, non si capisce più niente. No, 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 non può vincere, non può vincere, non può vincere. Sì, 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 siamo rimasti a 85. È clamorosissimo, ragazzi. Se lui ha una scarica vince, però noi non vogliamo. Oddio, 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 17. No, 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 non deve vincere, non deve vincere, non deve vincere. No, 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 no. Questo qui, ragazzi, è uno che non sa giocare. Questo qui, ragazzi, ha dei problemi mentali. Cosa cavolo vuole fare? Mandiamogli un barile goblin per fargli capire chi comanda. Perché non fa niente sto qui, ragazzi? Perché? Però connessione, non mi abbandonare connessione. No, 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 connessione, oh. Oh, connessione. No, 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 no. Dai, ragazzi, non può essere. Non può essere. Wi-Fi, dove sei? Wi-Fi, quando servi? Perché non va niente? Perché? Dai! Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Cioè, noi avevamo trovato uno che stava facendo più il deficiente di noi e la connessione va a farsi benedire. Non ho capito cosa sia successo. Adesso cerchiamo qualcun altro da attaccare. È un livello 8, ragazzi. Si può fare. Bisogna avere calma. Bisogna avere pazienza. Possiamo provare una cosa, ragazzi. Possiamo provare, ma sarà rischiosissima. Lui da quella parte è lentissimo. Quindi noi possiamo provare a fargli 3 stelle prima che arrivi di là, ma è impossibile, ragazzi. No, è veramente impossibile. Scherzavo. Però, non lo so. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Ce la siamo giocata bene. Perché abbiamo perso una torre. Però siamo in vantaggio, teoricamente. Nel senso, abbiamo un vantaggio tattico. Perché in qualche modo siamo riusciti a fargli un po' di danni. Dai, frecce. No, ho sbagliato a mettere le frecce. Stupido, Yaki. Non sta andando bene, ma non sta neanche andando male. È quella la cosa che mi piace. Perché adesso noi lo freghiamo, lui non può farci 3 stelle così, è impossibile. Non ci credo però. Riesce quasi a farcele. No, 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 oh, oh, no, non scherziamo. Non scherziamo, ragazzi, gli abbiamo distrutto una torre. Clamoroso, la prima torre che abbiamo distrutto in questo episodio. Però lui ci distrugge quell'altra, no, 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 no. Stiamo facendo progressi. Abbiamo distrutto una torre. Ora dobbiamo puntare alla torre centrale. Non ce la faremo mai. Ma se ce l'abbiamo fatta con solo pozioni, possiamo farcela anche in questo caso. E io ci credo, ragazzi. E io ci credo. Ok, ragazzi, questo qui è un livello 8, cioè se non riusciamo con... Scheletro gigante, sai che ti dico? Lo lascio andare. Mago, sai che ti dico? Lo lascio andare. Tanto noi una torre la dobbiamo perdere, perché sennò è impossibile difenderci. E poi vediamo, perché tanto il principe adesso lo distruggiamo. La torre gli stiamo facendo dei danni. Se non ha le frecce, siamo a cavallo. Dai, dai, ragazzi, dai, 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 dai. Va bene, va benissimo. Va bene così. Va incredibilmente bene, ragazzi. Sì, 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 dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Una torre è andata giù. Una torre è andata giù. Ora manca solo la torre centrale. E siamo pari, ragazzi. La cosa si fa particolarmente avvincente. Ho paura, ragazzi, ho paura. Calma, calma, calma. Studiamo una strategia. Una strategia tipo così. Oddio, gli scheletrini. Fantastico. Così. E così. Capanna qui. Ok, ha messo il pecca, ragazzi. Ha messo il pecca, quindi dobbiamo puntare tutto, tutto di qua. Tutto di qua, ce la si può fare, ce la si può fare. Ha sprecato le frecce, dai, 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 dai. Oddio, ragazzi, oddio, non ci credo. Ah, guardate il pecca, però ci sta facendo un casino. No, pecca, no, 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 no. Muori, 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 muori. Va bene, va bene, va bene. Io non voglio dire niente, ma no, 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 gigante royale del cavolo, no, no, sì, sì, invece sì. Ok, ok, adesso sprecherà le frecce. Adesso userà le frecce, ma a noi va bene così. Va benissimo così, va bene, va bene, va bene, va bene. No, il mago, devi morire mago, dai. Ok, no, se il mago va di là, no, 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 no. No, ragazzi, no, 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 non ce la facciamo. È impossibile, no, non possiamo farcela. Dai, 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 no. Questa volta, ragazzi, stavamo per farcela. E siamo quasi sotto i 2000 trofei. Ragazzi, siamo retrocessi in Arena 6, ho anche cambiato location. Ma io voglio farcela, devo farcela. Sfera infuocata là. Boom. Sì, 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 bene. Sto migliorando con questa strategia, perché ho fatto un po' di partite e ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Chi se ne frega della torre di sinistra, noi dobbiamo fare 3 corone e ci siamo, perché abbiamo già distrutto praticamente la torre di destra sua e adesso dovrebbe essere abbastanza facile. Dai, 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 perfetto. Adesso cosa facciamo? Ci difendiamo. No, ho sbagliato, vabbè. Facciamo così. No, connessione, oh, il mastino. Oddio. Dai, 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 ragazzi, che siamo messi abbastanza bene.
bene, dai. Abbiamo tre capanne sono devastanti, direi. 4 capanne adesso, oddio, quanti goblin, ragazzi. Mamma mia, sta laggando tutto, voi non avete idea. Voi non avete minimamente idea. Sì, bene. Gli abbiamo tolto un bel po' di vita. Adesso bisogna fare la stessa identica cosa. Abbiamo ancora un minuto dell'overtime. Si può fare, ragazzi, si può fare. Ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare, ce la faremo. Dai, allora, mettiamo il barile goblin lì e vediamo cosa succede. Così, scarica così. Ho sbagliato la scarica. No, va bene. Ok, adesso ha usato le frecce, quindi possiamo attaccare, teoricamente. Altro barile goblin. Altra sfera infuocata. No, frecce qui, veloci. Sì, ragazzi, abbiamo vinto, se non ha le frecce abbiamo vinto, dai, sì, 3 corone con solo goblin. In questa location, con questo sfondo azzurrino molto molto carino, io sono in canottiera ma stavo per andare in spiaggia, quindi scusate. Anche fuori casa riusciamo a completare le sfide, ragazzi. 20.000 mi piace per il prossimo episodio. 3 corone con solo goblin. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. È stato difficile, è stato molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Di conseguenza consigliatemi qui sotto cosa fare nei prossimi video di 3 corone con. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Telegram e su Instagram. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.